ritengo una persona fortunata perché a 22 anni avevo fatto una scuola di design che non dico mai di aver fatto, ma che mi fa piacere di dirlo questa volta, che è la Scuola Politecnica di Design. Poi ho lavorato un po' con un piccolo studio mio a fare interni e ho avuto la fortuna, tramite un'amica di mia cognata, di conoscere Sozzas a Milano, perché sua moglie era la zia di questa amica di mia cognata. Ed è cominciato tutto così. Avevo 22 anni, era il 77. Nell'80, tre anni dopo, Sozzas ci faceva soci alla pari, nasceva la Sozzas Associati. Sozzas era, ti mandava al settimo cielo o ti trattava come un cretino. Per cui c'è stato, nel bilancio finale, c'è un amore e una gratitudine totale per il maestro. Ma è interessante come poi ci si ritrova nella vita a ricoprire, diciamo, dei ruoli simili, e si pensa a quei momenti, e credo che il non aver paura di anche prendersi una lavata di capo e di capire che quello che conta è soltanto il crescere e il non fermarsi perché sia un po' permalosi sia una delle qualità fondamentali. Secondo me il design è uno strumento che deve essere utile al suo tempo. Siccome credo molto che il problema del design oggi sia non di sviluppare un pensiero autonomo, ma di essere capaci di dialogare con gli altri per essere in grado di capire quelli che sono i problemi di cui possiamo occuparci, mi interessa di leggere le cose più disparate per capire chi sono i compagni di viaggio o chi ci può aiutare a capire quello che possiamo fare.